fosse non mi è passata, però sapete che quando pedalo non ho più nulla. E vi avevo già detto che oggi sarebbe stata molto molto faticosa, invece infatti vi avevo consigliato di riposare un pochettino, di recuperare un pochettino. Non avete recuperato sicuramente, ma non importa. Allora, chi mi segue, cosa succede? Cosa succede? Fatemi vedere. Io non mi vedo più, però lì funziona. E vedo solo i messaggi. Voi mi vedete? Ragazzi, voi mi vedete? Ok, io non mi vedo più, probabilmente la mia connessione, non lo so. E comunque vi avevo detto che oggi sarebbe stata faticosa. Infatti chi mi segue dall'inizio dell'anno lo sa che quest'anno ho proposto una lezione di verifica, ovvero faremo sempre lo stesso percorso. L'indicazione è quella di dare il massimo, quindi ci scalderemo i nostri 10 minuti e poi daremo tutto quello che abbiamo. E chiaramente questa volta io vi dirò solo le pedalate, quante saranno al minuto, e voi vi regolate. È un percorso di verifica, quindi molto probabilmente c'è già chi ne ha fratti due e avrà conservato il grafico dell'allenamento. Paragonando i grafici potrà vedere se ha fatto dei miglioramenti o meno. Tenete conto che noi utilizziamo due parametri in verità, ovvero frequenza cardiaca e velocità di pedalata. In verità, per capire se veramente ci sono stati miglioramenti, ci servirebbe il terzo, che sono i watt sviluppati, perché chiaramente si migliora quando a parità di frequenza cardiaca si sviluppano più watt, oppure se avete chilometri perché correte più chilometri, perché visto che il percorso è uguale, le pedalate sono uguali, chiaramente se all'inizio dell'anno avete percorso, non so, 30 km e adesso ne percorrete 40, vuol dire che avete migliorato tanto. Quindi io non vi dirò zona 4, zona 5, zona 3, date il massimo, ok? Poca connessione anche a me purtroppo, però noi ci tentiamo. Io non mi vedo, non so perché. Riproviamo. Forse adesso sì, vediamo. Ok, vado a accendere la musica e poi si parte. Sono dimenticata di dirvi che alla fine del test, alla fine del percorso, ci sarà anche il test del recupero, ovvero ci fermeremo immobili, io no perché sennò non vedo i minuti che trascorrono, ci fermeremo immobili e faremo il test del recupero, quindi avremo la frequenza cardiaca molto alta, fermandoci si abbasserà velocemente, più è ripida la retta o la curva, migliore sarà il recupero, e anche in questo caso conservando i grafici vedrete se il recupero migliora. Possiamo andare? Allora proviamo a tenere la musica un attimo così, perché dopo questi primi due minuti si alza da sola. Poi se dovesse essere ancora bassa vado a alzarla. Intanto adesso chattiamo e facciamo girare le gambe. Quanto dura, Beppe? Allora, dura 60 minuti ed è durissima. Chiaramente devi chiudere tu. Quindi dopo i primi 10 minuti si parte a tutto quello che avete. Ciao Angelo!
Allora, io ho davanti il video e vedo bene. In questi giorni la connessione chiaramente è molto ballerina. Speriamo che duri fino alla fine. Simona, senza cardio, non importa. Dai quello che riesci. Certo che si può senza cardio. Le lezioni possono essere seguite in vari modi. C'è chi segue per stare in forma e quindi anche senza cardio va bene. C'è chi vuole migliorare le prestazioni oppure comunque vuole seguire alla lettera il mio allenamento e quindi usa il cardio. Ma non importa, Simona, anche senza cardio va benissimo. Sempre fatica col sorriso. L'Omar non c'è, a meno che non ci sia l'Omar Riddi. Ecco, c'è anche la Cristina che pedala con noi. Dopo questi 4 minuti la musica si alzerà da sola. Ecco Gianluca, seconda fila, eh. Pian piano mettiamo un goccino di resistenza. C'è anche la Debora e Marco da Torino. Poco poco. Siamo in tantissimi. 332. Ok, la musica si è alzata già da sola. Ditemi se la sentite o se devo alzare un pochettino. Pedalate 100 al minuto. Andiamo avanti col nostro riscaldamento. Ricordatevi che meglio ci si scalda, più si riesce a dare dopo. È arrivata anche la Monica e anche il Piero, che non ci può fare il giro caramelle purtroppo. La Sabrina. Il percorso sarà sempre uguale ai due precedenti. Quindi sempre una salita unica, diversa sarà la vostra interpretazione. Claudia, cosa non senti? Claudia, la musica o la voce? Dario, cosa? La musica? Alza un po' la musica. Ok. Provo a alzare semplicemente il microfono. Così meglio. Ciao Davide! Ok! Bene! Abbiamo trovato il giusto mix! Possiamo chiudere anche l'angoccettino, poco poco! Come sempre la prima parte sarà una pianura per poi chiudere in salita e l'ultimo pezzettino tuttissimo. Ok, a posto. Parrebbe che più o meno vada bene per tutti.
siete voi a far tutto, eh? Avete visto che non ho grafico? Non vi chiedo nulla? Oggi solo voi. Organizzeremo, quando potremo uscire, organizzeremo tutti la salita al Mottarone. In tanti devono salire. Chiudo ancora un goccio. Pronti? Piccole, uscite in tre. Su. Leggeri, leggeri, ci stiamo solo scaldando. E rientro giù. Ritmo. È arrivato anche lo Yuri. Yuri, ci stiamo solo scaldando. Certo, ciao Noemi. Qua. 3, 2, 1. Su. Qua. 3, 2, 1, rientro. Ok, manca solo un minutino e poi si parte. Tenete presente che da qui alla fine ci saranno una quarantina di minuti, quindi è molto lunga. Mantengo sempre le 100 pedalate al minuto. Ricordatevi però, come sempre, che lo scopo della live è quello di chattare per essere vicini anche se lontani. Quindi, se volete farlo proprio seriamente, seriamente, utilizzate quella che ripubblicherò con l'audio normalizzato. Rilassate le spalle. L'Andrea da Sanremo dice che qui non si fanno le cose serie. No, nella live no. Ci sono recuperi? No. Niente. Sentite che abbiamo cambiato musica? Vuol dire che dobbiamo partire. Ci siamo scaldati. Inizia da qui la nostra lezione, no? Ma la nostra fatica sì. Chiudo. Il meglio. Il meglio di voi stessi. Ecco anche Vladimir. Ok. Il meglio cosa vuol dire? Dalla zona 4 in su, per chi lavora a zone, per chi non ha il cardio, fatica da 8, 8 e mezzo in su, per tutto il tempo, sempre fiatone, pedalate
sempre 100 al minuto. La prima parte è tutta una pianura, poi pianino si salirà fino ad arrivare al salitone finale. Mantengo! La prima parte sarà in sella, la seconda fuori. No, no, Paola! Per chi inizia? La parola d'ordine è arrivare alla fine. Non importa come, l'importante è arrivare in fondo. Mantengo! C'è anche l'Annalisa! Annalisa, pedali con noi? Anche la Rosa! Bene! Chiaramente! Questa lezione sarà sempre piattone perché non ci sono recuperi, almeno sulla tabella di marcia. Poi se non ce la fate, visto che dovete gestirla voi, togliete e recuperate. Però ricordate sempre il meglio. Mantengo sempre 100 sulle pedalate al minuto, magari alternate la gamba, se prima avete tenuto il ritmo con la destra, passate alla sinistra. Dai Vladimir! Non essendoci recuperi, potete bere in qualsiasi momento. Non aspettate che sia io a dirlo. E non aspettate il recupero, perché non c'è. Certo che bisogna gestire bene, Davide. Fiatone, subito! Tanto! Mantengo! Ciao a tutti ragazzi! È arrivata la Dada anche! Dai Natasha! Siamo solo all'inizio! Sì che ce la fai Danilo! Federica, il maestro Mauri c'è! C'è anche lui, eh! E c'è anche il Piero! Pietro anche domani live alle 5 come sempre. Ok, la strada inizia a non essere più un piano, qualche pedalata in meno, chiaramente una piccola chiusura in più, altrimenti non daremo il massimo. Le pedalate diventano 90 al minuto. No, la Tizi non c'è. Ancora un pezzettino in sella.
Tanto la Tizi non c'è, ragazzi. Guardando, potremmo rimanere qui anche tutto il tempo, eh. Gianluigi sta sudando. Mantengo ritmo. Ora, se volete, aggiungete un goccio di resistenza. Giuseppe, non tutti i giorni. Però domani sì. Ciao Maglio! Posso alzarmi? Non ancora, perché le pedalate sono molte. Quando arriviamo sull'80, iniziamo ad alzarci. Pensate alla strada. Vedete qualche ciclista in piedi in pianura? Difficile, molto difficile. E anche noi qui in pianura in generale non ci alziamo, solo per alcuni lavori sugli hit, ma non adesso, perché dobbiamo essere costanti fino alla fine. Allora devo salutare Giovanni, che sta soffrendo da morire, ma si arriva in fondo. Mantengo ritmo. Anche una bimba, la bimba di Sabrina, che si chiama Giulia, che pazientemente guarda la mamma mentre si allena, vuole essere salutata. Ciao Giulia! Ti aspetto, Stefania! Dovrei salutare anche come quelli che vanno alla televisione, per Giuseppe o per Pasquale, non mi ricordo, i Ciarlatani Bike, mi sembra di aver letto molto velocemente. Ok, come va? Dovete bere? È arrivata anche Maria Teresa. Cambiamo ritmo? Aggiungiamo resistenza. 20 minuti. Elena, il meglio, quello che riesci. Le pedalate sono diventate 80 al minuto. E adesso su. Piero, pedala, altro che opame. Pier Giuseppe e Lorena, quello che riuscite. Tenete presente che mancano circa 30 minuti, eh.
Maurizio, ti aspettiamo! Tantissimi siciliani! Forza! Forza sui pedali! Ricordatevi, tiro e spingo! Ok, il tema dell'altra volta era l'abbigliamento. Il tema di questa sera mi sa che è la cena. Lisa, alle 5 inizio. Domani alle 5. Devo anche salutare Giovanni Coppari da parte di Bino delle Marche. Ok, sentite che pian piano rallentiamo e chiaramente rallentando, dovendo mantenere la frequenza cardiaca alta, dobbiamo chiudere. Dai, dai! Gestite voi quanta fatica fare questa sera! Se volete, ricordatevi di bere! Bevete, asciugate il sudore, fate voi! Decidi quanto chiudere. Dobbiamo fare gli auguri anche a Giovanna, la moglie di Christian, che ci segue. Non so se pedala, però. Pedalate sempre 80 al minuto. Che fa 41 anni! Mantengo il ritmo! Mantengo la forza! Luca, pedalate 80 al minuto ancora! Non è la moglie di Christian, Ci ho aggiunto un pezzo. Sì, baro, baro. Faccio fatica. Marco da Torino, pedala. No, Marco, il bicchiere di vino adesso no, perché il vino non va
bene. Dopo sì, prima e durante no, perché ci si blocca. Ok, inizia ufficialmente da qui la salita. Chiudo. Pedalate pian piano, diventano 70 al minuto. Ma il maestro Mauri c'è. Chiudo. Ancora. Chiudo la bike, no, chiudo la resistenza. Veronica in piedi. Ora ci siamo alzati. A qualcuno la frequenza salirà, ad altri, avendo rallentato, tenterà di scendere. Ma voi lo sapete cosa dovete fare? Dovete chiudere. La mia bici è una swing. Anche Michele si sta guardando, che era venuto con Stefania, penso, una mia convention di 2 anni fa forse, se non mi sbaglio. Sanremo fa lo spiritoso, dice che la mia è una e-bike, che è elettrica. Non è vero! Piero, chiudi! Chiudi tanto! Isabella, va benissimo! Rimani lì al 90%! Mi scrivono anche che stanno nascendo amori in chat. Elena, 70 le pedalate al minuto. Pian piano stiamo salendo. Mancano una 20 minuti. Ce la possiamo fare? Davide, tutta fuori soglia. Tutta. Forza! Stefania mi dice, erano 3 anni fa dalla convention. Ed ecco che arriva il Mauri, che il Mauri non sta chattando, sta facendo finta, lui si sta allenando. Marco, Marco Guzzonato, in piedi sui pedali.
perché adesso stiamo scalando, stiamo salendo. Non si può stare seduti, a meno che tu non abbia il rullo. In quel caso, se hai i rulli, puoi sederti. Ci siamo! No, che non vi vedo! Scendo! Però ho le spie che mi mandano i messaggi! Ok! Mi siedo! Allora, le pedalate diminuiscono e noi chiudiamo poco. Forza Stefania! Non si molla! Fino alla fine! 65 pedalate al minuto! Dai dai! Concentratevi anche sul tiro e spingo, Tiro e spingo! Un altro Giuseppe dobbiamo salutare! E ci sta, Perché visto che non possiamo uscire, è giusto che saluti tutti! Come va? Il vetro del camino appannato è molto difficile. Ah, ok, Giuseppe sta pedalando con noi. Ciao Giuseppe! Stai dando tutto? Alessandra è riuscita a trascinare anche una sua amica che si chiama Jessica. Non so se è la prima volta. Se è la prima volta, poverina, ricordati che l'importante è arrivare in fondo, Forza! Ricordatevi, tiro e spingo! Filippo, non si molla! Massimo avanti! Dai dai Lori! Quanto manca? Circa un 14 minuti! Ciao Viridiana! Natasha, stai dando tutto? Se non stai dando tutto, chiudi! Non aspettare che sia io a dirlo oggi! Sei tu che devi dare il meglio di te stessa! Quindi, se puoi, chiudi!
Ritmo! Michele, dopo la Nutella! Dobbiamo salutare anche Sabrina, la moglie di Maurizio, questa volta ne sono certa, di Brescia. Allora, cosa dite? Beviamo un goccio? Ma non apro e non recupero. È un ristoro volante. Al suono di Nutella è arrivato anche Stefano. Forza sui pedali! Marco, chiudi quanto vuoi! Forza Francesca! Prossimo ristoro della convention ci sarà Nutella e grana. Dai Manu! Possiamo chiudere ancora un goccio e alzarci in tre? Non pensate alla Nutella, pensate a pedalare e a chattare. Forza! Daniela, bevi quando vuoi. Dieci minuti, dice il Mauri. Roberto, niente Chianti. Dopo sì, adesso no. Ma avete il fiatone? O ce l'ho solo io? Scendo. Allora, anche il Piero dice di sì che al fiatone. Non ci credo. Ancora meno le pedalate. Ciò vuol dire che si deve chiudere nuovamente.
Le pedalate scendono a 60 al minuto. C'è anche Alessandra. Roberto, più siamo, più ci divertiamo, eh! Non si molla fino alla fine! No, dai, che arriviamo in fondo tutti! Allora, ricordatevi il finale. Il finale daremo tutto. Poi, quando lo dirò io, voi vi fermate. Immobili, in silenzio. Potete forse chattare. Solo chattare potete. E con un dito piano piano. Nicoletta, 5 minuti! Ci aspettiamo, Dario! Non è finito, Monica! Grazie, Roberto! Salgo! Wall! Allora, ci stiamo preparando per l'ultimo pezzettino saranno 3 minuti e mezzo, dove dovrete dare tutto quello che vi è rimasto. Poi io vi dirò stop e ci fermiamo, immobili, ok? E poi dopo, finiti i 2 minuti, riprenderemo a pedalare pian pianino, faremo lo stretching e ci saluteremo. È arrivato anche Alessandro, che non pedala purtroppo stasera. Raffaella, domani alle 17. Si vede che è sabato, perché si va di pizza e prosecchi. Dopo pizza e prosecco.
Grazie Michele! L'ho detto, una bottiglia di genziana, una birretta! Dai che abbiamo quasi finito! Guardate anche le empanadas! Adesso ci pensate dopo! Ok! Come va? Siamo pronti per il pezzettino finale? Fatica tutto, sapete che dopo non c'è più niente, quindi tutto quello che è rimasto in 3 minuti e mezzo. Ok, chi vuole? Chiudo. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been tutto quello che è rimasto. Trying to protect e chiudo ancora in piedi. Ci siamo quasi! Ok, giù, immobili, voi immobili, io faccio girare le gambe, se no mi si blocca
Il timer. L'unica cosa che potete fare è muovere il dito per chattare. Null'altro. Così vedrete la vostra frequenza cardiaca scendere. Allora intanto che passano questi 2 minuti, vi ricordo la diretta di domani, sempre delle 5. Vi ricordo che troverete moltissimi dei ragazzi che mi seguono nel gruppo Facebook Noi Super Spinner con Marta. Quindi dopo Marco te la saluto. E quindi se volete condividere i vostri allenamenti, le vostre fotografie, se volete stare vicini anche se lontani, iscrivetevi. E cos'altro? Vi ricordo, se non lo siete già, di iscrivervi al mio canale YouTube, di modo che vi arrivino tutte le notifiche per email. E vi ricordo di mettere il mi piace sotto i video, un po' per me, un po' anche per voi, perché così sapete quali video avete già fatto, quali video non avete fatto, perché sono veramente tanti adesso. Ok, lasciate andare le gambe. E è tornato. Le avevo detto di stare fuori casa un po' di più, però pazienza, cosa ci possiamo fare? E cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticata. Mi ricordo. Allora, questa è la terza lezione di verifica. Quindi se voi non l'avete mai fatte, conservate il grafico, di modo che se incappate nelle altre potete sempre avere un grafico di paragone. E se avete chilometri e watt sviluppati, o l'uno o l'altro o tutte e due, scriveteli, perché sono importanti per capire se state migliorando. E se invece vi allenate solo per il piacere di allenarvi, va bene comunque. Emanuela, bravissima. Devo salutare la... No, il Samuele no, perché l'abbiamo già salutato. Emanuela, da suo marito. Ok, rallentiamo. Però ti salutano, eh. Ti salutano. No, non vieni qui, stai lì. Vabbè, tanto viene. Dai! Vieni qui a salutare. Dai. Adesso vai che dobbiamo fare lo stretching, via. Ok, rallentiamo fino a fermarci. Respirone. Oggi la tosse, in verità, qualche colpetto mi è venuto ugualmente. Su, tiro e scendo, apro le spalle, giù, streccio da una parte e streccio dall'altra. Questo non l'ho mai fatto, ma fa niente, così aggiungiamo qualcosa di nuovo per il maestro Mauri. Riapro e stop. In piedi sui pedali, gamba davanti piegata, dietro tesa, tallone della gamba dietro verso terra. Mezzo giro.
mezzo giro, giù, stacca i pedali, scendo, Camillo è dai nonni, perché con Camillo non si riuscirebbe, su, scendo, su, scendo, respirone ultimo e fuori tutto, giù come sempre, grazie a voi, ciao, ci vediamo domani. Se hai ancora 5 minuti, rendi l'allenamento di indoor cycling ancora più efficace con questi esercizi.